Della inaugurazione del Bosco Incantato, che quest'anno è integrato da questi, come li vogliamo definire, questi dinosauri. Io prima ho domandato a Cristian e agli amici che mi hanno accompagnato sul palco di spiegarmi quali sono i nomi, perché per me sono dei, sembrerebbero dei mammozzi, ma non sono mammozzi, rappresentano degli esseri viventi che tanti e tanti anni fa popolavano la terra, è vero? E per esempio Cristian, mi dici come si chiama questo qua con questo collo lungo? Fammi sentire. Bronchiosauro. Bronchiosauro. E questo qua invece viene di spine, come si chiama? Anchilosauro. Anchilosauro. E ci sono tanti altri sauri giù dopo il cancello. E allora il Natale è la festa per antonomasia dei bambini e noi come amministrazione, con una bella intuizione del nostro vice sindaco Luigi Di Vaio, che vedo qui tra il pubblico, che eventualmente invito a salire sul palco insieme anche a Luca Montagna, che è membro autorevole della nostra amministrazione, che in uno sforzo sinergico ci ha portato a organizzare in un periodo un po' particolare questo bel Natale, questo bel cartellone natalizio che allieterà e ci farà sentire maggiormente comunità, tutti quanti compatti e tutti quanti vicini ma comunque un po' distanziati. Allora da parte mia vi auguro un sereno Natale a tutti quanti voi. Veniamo a visitare il parco che qui stasera inauguriamo e passo la parola a Luigi, che ha lavorato alacremente. Un complimento particolare alle architette verde che si sono impegnate come sempre nell'allestimento del bosco, e quest'anno vedremo quali novità ci hanno predisposto, va bene? Gigi. Grazie Enzo, buonasera a tutti, proprio un flash, ci auguriamo che il Bosco Incantato e la mostra giurassica sia di vostro gradimento. Consultate la nostra pagina Facebook dove sono gli orari per le visite guidate con un paleontologo che vi spiegherà, non sarà mai bravo come lui, ma insomma cercherà di spiegarvi cosa sono, da dove vengono e la storia di questi animali. Vincenzo Agnese ha fatto un grande lavoro di comunicazione, quindi tutte le notizie le troverete sulla nostra pagina. Complimenti a Gaila, mi auguro che sarà un Natale bello, in famiglia felice, speriamo di lasciarci alle spalle questo brutto periodo. Un buon divertimento, adesso se il sindaco è d'accordo può anche annunciare l'apertura. Allora vogliamo fare un conto alla rovescia, vediamo se questa volta ci riesce, perché qualche anno fa non ci riuscì, vediamo adesso. Allora iniziamo da 100, no, allora di meno, iniziamo da 5, insieme tutti quanti, diciamo i numeri al livello, 5, 4, 3, 2, 1, e quest'anno ce l'abbiamo fatta, si è già accesa le luci, attenzione. Andiamo tutti a vedere il parco.